Strano, non è apparso, però è domenica, quindi volendo possiamo passare il tempo con Maya. Forse. Ah, perfetto. Oh, Star, sei riuscito a riposare dopo ieri notte? Ti chiedo scusa per il disturbo, ma conto su di te, non temere. Anche Akiko tornerà presto in prima linea. Detto ciò, non scordarti che stanno arrivando gli esami. Perché non prendi tutto il giorno per rilassarti un po'? Sarebbe anche l'ora. Caro Phoenix-chan. Un nuovo messaggio da Maya. Forza Tazzo, andiamo Tazzo. Che tra l'altro, onesto, quelle emoticon le usavo anche io una volta. Non così, non con gli occhietti così, però le usavo. Prendiamoci quindi la giornata di riposo oggi. Abbiamo Maya, abbiamo l'anziano, che direi che per oggi possiamo evitare. Visto che è domenica, io punterei a fare letteralmente solamente Maya. Ah, tra l'altro, scusa un attimo. Tarocchi la papessa, la carta della papessa apparirà durante la mano. Ah, ecco come funziona. Io pensavo, oh, cacchio, forse mi sono, complicato la vita per niente. Ho dato per scontato perché è apparso subito il mago, però io ho fatto tutti i confident possibili fino ad ora per averne di più, ma li sblocchi avanzando nel gioco. Cambia un po' le carte in tavola, non mi rende la cosa più difficile, ma mi sono complicato la vita per nulla. Potevo gestire probabilmente i confident secondari magari un attimo con più calma. Invece così devo fare molta più attenzione. Non è un problema, per carità. Però un eremita ce l'abbiamo, perfetto. Andiamo da Maya. Ho Monraki, sento di potermi avvicinare. Dovrei passare il tempo alla scrivania. Esatto. Allora, Maietta, sono nel dungeon di Shinagawa. Vedo Maya. Wow, ti sei loggato anche tu, siamo entrati assieme. Bel tempo fuori, eh? Usciamo nel gioco, obviously. Traesto! Oh, siamo in una zona diversa, Shinagawa. Un cielo grigio si estende a perdita d'occhio, cioè fino ad ora non siamo mai usciti dal dungeon. Dinanzi a Tatsuya e Maya si estende una landa desolata. Maya si sta stiracchiando. L'aria fuori non è male per l'apocalisse. Sì, giusto. È solo un gioco. Dobbiamo livellare, o che ne so. Sono pigra, Tatsu. Non mi sono manco vestita o truccata. Maya si mette sull'attenti. Ah, che rabbia! Il signore è un imbecille totale. Sei di nuovo ubriaca. Ah, imbe. E lei invece è un imbecille perché è imbelle. Sì, capisci subito, wow! Tatsuya e Maya, FTV! Siamo anime gemelle, vero? Batti 5! Maya sembra molto felice. Maya si guarda intorno. Non ci sono più molti player in giro. Molti sono passati a quello nuovo, MMO. COV. C'erano un sacco di botte farmer di gold, però. Uffa. Almeno così possiamo parlare di cose personali, giusto? Maya è tanto timida, sai, Blush? Vedi, il signore è un insegnante più alto di me in ruolo. Oh no, non hai mica capito che lavoro faccio, vero? Maestra dello stile ubriaco, no. Sei un insegnante, ovvio. Come se non l'avessimo capito ormai. Wow, forte! Sapevo che l'avresti capito. Un bel più 10 in comprensione del testo, lol. Va bene, Maya sembra felice. Vabbè, ora sai che sono un insegnante. Ehi, ho appena capito una cosa. Quando mi lamento con te, dopo sto meglio. D'ora in poi dobbiamo farmare assieme, capito? Promettilo. In realtà era ok, però. Maya si sente a suo agio parlarmi della vita reale. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ti immagini se ci dice: ho un nuovo studente ed è un coglio. Oh no, sarebbe terribile. Sono così carica che pulirò il bagno, XD. Non lo faccio da 2 mesi. Quanto ci fai? Che appena scopre che siamo noi, Dio mio, questa muore dalla vergogna. Però sarà contenta di essersi aperta con qualcuno. Quanto ci fai? Maya si è ricollegata. Non dire nessuno del signore, capito? È il nostro segreto. Va bene, la giocatrice Maya si è scollegata. Decido di scollegarmi anch'io. E i 3 puntini? Vabbè. E dai, è stata una giornata comunque produttiva a modo suo. Qualcuno ci chiede di uscire? Elizabeth! Grande! Ok. Velvet Room. Carino il fatto che ci chiama al telefono. Quindi ci dobbiamo andare, immagino. Chissà che cosa mi vuole parlare. Suppongo di dover andare al centro commerciale Paolonia. Quindi senza neanche via di scampo e scelta, eh? Andrò all'entrata della stanza di velluto. Cavolo, ieri era sabato, non siamo venuti alla farmacia. Vabbè, che tanto.
Onesto, andiamo a vedere un attimo una cosa? No, peccato, vabbè, ci andiamo dopo, ci andiamo domani che tanto ci sono gli sconti. Ciao Elizabeth. Non è un problema, vai tranquilla. Missioni di Elizabeth, eh? E quello, guarda caso, sono io, vero? Ma certo. Va bene. Spero che siano le chiavi, visto che sono la cosa più importante in quel dungeon. Quindi oggi abbiamo perso la serata solo per dirmelo? Ora posso accettare le richieste di Elizabeth. Ora puoi parlare con Elizabeth per accettare e completare delle richieste. Richieste spazio dalla ricerca di oggetti alla funzione di persone specifiche. Al completamento di ogni richiesta riceverai una ricompensa. In particolari periodi dell'anno noterai l'arrivo di diverse richieste. Inoltre ce ne sono altre che diventano disponibili solo dopo il completamento di richieste precedenti. Alcune hanno una scadenza. Se non la rispetti, la richiesta scadrà e non potrai più portarla a termine. Ma il completamento delle sue missioni. Ok, per esempio, questa scade il 6 gennaio, il 6 giugno. Portami della resina di pino. Sento che potresti recuperarne un po' dalla tua cara amica. Oh, ok. Porta il vecchio testo 1 e quello ce l'abbiamo. Ok, però queste qua col punto esclamativo vuol dire che ce l'abbiamo. Ecco la tua ricompensa, quindi gemma bufula, grazie. Poi, crea una persona con qua. Ce l'abbiamo, grande. Quante questo? 300 ombre, la madonna. Quante ne abbiamo fatte fino ad ora? Perline, perfetto. Allora, queste sono le richieste un po' più fastidiose, quelle delle fusioni. Quindi quelle sono le ultime di cui dobbiamo occuparci. Prima ovviamente dobbiamo pensare a quelle che scadono, ovvio. Usa la divinazione della rarità e quello lo faremo. Ok, dobbiamo portarle la bevanda energetica. Sai che proverei a fare la resina di pino. Il problema è che non vorrei che in realtà ci vuole il confidant di Yukari. E ancora noi ovviamente non ce l'abbiamo. Il mio amore per la polvere di soia è insuperabile. Pare ci sia qualcosa chiamata resina di pino che assomiglia terribilmente alla mia amata polvere di soia. So anche che viene usata come strumento nel tiro con l'arco. Tu ne sai qualcosa? Occupiamoci di questa allora. Desidero informarti. C'è stato un recente cambiamento nel Tartaro. Una via che era bloccata è ora accessibile a quanto pare. Ti auguro un buon viaggio. Elizabeth ha detto che si è aperto un passaggio precedentemente bloccato. Dovrei dare un'occhiata la prossima volta che andrò nel Tartaro. E onestamente direi che quella prossima volta o sarà sabato prossimo o sarà domani. Dipende un po'. Dipende un po' che cosa c'ha il poliziotto o che cosa succede durante la settimana. Adesso appare pure Elizabeth nell'animazione. Ok, nuove chiavi. 3, tra l'altro, perfetto. Vorrei vedere a quanto siamo, sai? In realtà ero entrato solo per le chiavi. Appare pure nell'uscita Elizabeth? Sì. Bello, belli, sono dettagli stupidi ma belli questi. Dunque, vediamo se il poliziotto c'ha qualcosa di nuovo. E per fortuna non abbiamo perso la giornata. Ok, roba nuova, finalmente. Siamo ufficialmente sul lastrico ormai. Andiamo a chiederle della polvere di soia. Che c'è? Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di procurarle un oggetto. Cerchi della resina di pino? Perché dovrei avere una cosa di simile? Oh, intendi la polvere che usiamo per la squadra di tiro con l'arco, giusto? Quella roba gialla. La utilizziamo perfino per allenarci, per cui finisce velocemente. Fammi vedere se ne ho ancora. Speriamo che, esatto. È la prima, quindi era abbastanza facile. Era improbabile che non ce l'avesse. Ne ho trovata un po', ecco qui. Se ne usi troppa tutta insieme si appiccica tutto. Quindi vacci piano. Grazie mille, sorella. Ottimo, già finita la richiesta. Ecco la tua resina. Hai completato una richiesta? Un attimo solo, controllo. Oh, sbaglio, quella è polvere di soia. Ah no, deve essere la resina di pina che ho chiesto. Sembra veramente polvere di soia. È così simile che perfino un'esperta di soia come me non riesce a differenza. La tua ricompensa per l'incarico sarà della polvere di soia, goditela. No, in realtà è l'arco. Chiedo scusa. Non molto tempo fa stavo usando la polvere di soia per decorare un piatto, quindi... Ecco la tua ricompensa. Un arco giocattolo. Perché ho l'impressione che uno sia un po' una cazzata e due in realtà la cazzata comunque ha un effetto stranamente potente. Porca troia, 100. Furia alta, perché ha giocattolo giustamente? Precisione per 88. Vabbè. Oh, tentiamola, vediamoli, teniamo tutti e due. Vediamo la prossima richiesta. Forse potresti ottenerlo da un caro amico che la usa sempre. Ah, certo, Junpei, console portatile. Oh, le richieste di Elizabeth non sembrano difficili per ora, quindi finché riusciamo a completarle
il più possibile ad ora. Ci sto. Intanto noi continuiamo a fare avanti e indietro da sto dormitorio della serie che non ci sta. Stanno pensando, ma che cacchio sta facendo? Ehi, come butta? Ora che ci penso, Elizabeth. Oh, sta cercando una console da gioco portatile. Sei fissa con i giochi ora. È per via di quello che ti ho detto l'altra volta, eh. Posso dartene una vecchia se ti va. Ultimamente sto usando solo il modello nuovo, uno picco. Ah, certo, mi hai chiesto la console, non il gilet. Il gilet era il premio, che scemo. Non ha senso avere due console. Aspetta, te la prendo. Grazie mille. A parte che, anche se avessi tre console, io le terrei tutte. E ce le ho, anche troppe. Ecco qui, facciamoci una partita un giorno. Ti sfido quando vuoi. Sperando che Elizabeth non se la rubi, però va bene. Ma ecco, c'è un negozio che ancora non mi è chiaro. Quando è che potremo entrare qua dentro? Allora, Elizabeth, eccoti la tua console da gioco. Sbaglio, quella è una console da gioco portatile. So che hanno dei meccanismi speciali che fanno perdere la cognizione del tempo a chi gioca, ma una piccola occhiata non mi sembra molto speciale. Forse questo strumento spara chissà quale raggio se viene acceso e la memoria viene... Chiedo perdono, ma stavolta mi devo tirare indietro. Grazie per avermela portata, ma puoi riprendertela. Ecco la tua ricompensa. Il gilet pixel, per gli uomini tra l'altro. Richieste specifiche di giornate non ne abbiamo più, perfetto. Quindi ci serve la bevanda energetica, una spada, usare la divinazione, portare il vecchio testo 2 e fare Oberon. Va bene, sono sicuro al 90% che ci sia un trofeo per il completamento di tutte quante le richieste di Elizabeth. Le richieste di fusione ci porteranno ad uscire con lei. Forse, non ne sono sicuro. Visto che non abbiamo molto altro da fare, direi di sfruttare la serata aumentando il nostro fascino. Perché con il fascino potremmo poi aumentare il sapere, col sapere probabilmente aumentare il coraggio. Dai, Hagakure Ramen, aspetta. Hagakure, quindi il ramen, era martedì, mercoledì e venerdì. Tanto purtroppo il riso la domenica ancora non lo possiamo prendere. Ah, però è pieno, cavolo. Posso passare la serata qui? Speravo di andare dal ramen io, però va bene. Andiamo a mangiare riso anche stasera. Domani, martedì e mercoledì a lavorare, di sicuro. Dai, aumentami un po' il sapere, che purtroppo è la statistica che proprio non possiamo aumentare grazie allo Shagal Caffè. Quindi al momento direi che ci serve. È l'unico metodo utile per aumentarlo, se non appunto i software al computer. Però li abbiamo finiti, quindi... Dunque, chi è che incontriamo? Come va, Coso? Un'altra gloriosa giornata con la nostra vecchia amica, la mancanza di sonno. L'altro giorno però è stato pazzesco. Non sono mai stato così elettrizzato in tutta la mia vita. Non credi che le cose stiano facendo un po' più entusiasmanti di recente? Direi che per uno che ha un anno di vita tutto è entusiasmante. Non dirlo a me. Praticamente abbiamo vinto la battaglia e salvato la città dall'annientamento totale. Non è grandioso? Andiamo, forza. Vabbè, Junpei cambierà. Ne sono sicuro che il suo confident cambierà. Chissà chi è il professore. Di sicuro ricorderete tutti gli esami intermedi. Inizieranno lunedì prossimo. Se avete fatto attenzione in classe e studiato volta per volta, non avrete problemi. Soprattutto chi dorme durante le lezioni. Preparatevi bene a casa, capito, Iori? Beh, se volete buttare dalle ortiche la vostra vita pur di poltrire a scuola, fate pure. Chi sono io per impedirvelo? Oh, comunque la scelta ce l'ha data. Sembra che sarà piuttosto lunga. Ho sonno. Chiudo gli occhi per qualche minuto. No, perché... ho bisogno del sapere più che del coraggio al momento. Ai miei tempi la società non godeva neanche lontanamente delle ricchezze che abbiamo oggi. Ecco perché ci siamo spaccati la schiena per anni, per migliorare le nostre vite. Beh, voi giovani potete dire lo stesso. A mio modo di vedere, abbiamo ottenuto la ricchezza materiale della società sacrificando quella spirituale. Al contrario, i Nise Monogatari... sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione. Ho aumentato il mio sapere, che ovviamente è quello che ci serve, visto che coraggio e fascino li buttiamo assieme in una botta sola. Per oggi le lezioni sono finite, quindi immagino che durante appunto la settimana degli esami non possiamo uscire con nessuno. Esatto, non c'è nessuno in giro. Ehi, Star, stai studiando per gli esami? Io vado a casa. Se non li superassi sarebbe una vera vergogna. Sì, sì, so che dovrei studiare costantemente, ma ho altre priorità. Potrei studiare in biblioteca, ma l'atmosfera che c'è lì è proprio non mi piace. Beh, effettivamente, credo proprio che andremo in biblioteca, sai? Abbiamo un nuovo panino e qualcosa per te. Ecco, esatto. Oh, il santuario. La bambina, è vero? È l'unico confident che adesso potremmo farci, effettivamente. Ciao. Sei tornato. Ti stavo aspettando. Giochiamo. D'accordo. Nuovo confident, sia, dai. Effettivamente dovrei studiare, però. Va bene. Whee! Oh, caruccina lei. Va bene. Ho passato il tempo a giocare con Maiko.
Cosa dovrei fare? Studiare. Voglio andare a casa. Altalena? Oh, poverina, no. Sembra che presto farà buio. Un po' lo immaginavo. Sentiamo. Onii-chan, di già? Madonna mia, quanta confidenza. Sembra che si sia affezionata a me. Ho conosciuto Michael, la luna delle elementari. Sembrerebbe un po' strano se ci vedessi i genitori. L'ha appeso. Nanji Vavaru. Effettivamente dovrei vedere quante chiavi ho adesso. Dovrei averne una trentina, forse. Forse poco più, forse poco meno. L'ha appeso. Arcano strano per una bambina. Però immagino già il motivo. Già che ha detto che non le piace andare a casa. Immagino. Hanno divorziato. Ah, ok, no, stanno per divorziare. Lo so. Non è questione che non tengono a te, però non puoi capire al momento. Promesso. Promessa col mignolino. Lunedì, mercoledì e sabato. Non potrò farlo sempre, tesoro, ma ci penserò. D'accordo. Ho salutato Michael e sono tornato al dormitorio. Va bene. Piccolina. Ehi, ti ho visto con una bambina. Bentornato. Sembra che qualcosa non funzioni bene nella sala di comando. Potresti dare un'occhiata, non ci vorrà molto. Ho chiesto anche ad Akiko e Iori, ma non sembra che ne avessero molta voglia. Non è urgentissimo, puoi farlo quando hai tempo. Grazie. Beh, se non abbiamo nulla di meglio da fare. Dipende se ci toglie la serata la cosa. Eccoci qua, andiamo a vedere. Magari in realtà non c'è nessun problema, ma adesso ci fanno vedere i filmati che abbiamo fatto. Sembra aver registrato un video, dovresti guardare le registrazioni. Guardiamo. 2009-1-23, riproduzione in corso. È il preside. Oh, non ho letto, aspetta. È solo e scrive qualcosa. Monorail. No, dai, ti prego. Dio mio. Va bene. Beh, oddio, no, è su un bravo io. Vabbè, quello sì, in quel caso sì. No, ti prego, un'altra battuta. Un coglione. Un idiota. Ora fa una battuta sulle ombre. Dio mio. Dio mio, un coglione questo. Mamma mia. La registrazione termina qui. Ah, perfetto. Ok, non abbiamo perso tempo almeno. Bon, perfetto, non abbiamo perso la serata. Andiamo a lavorare. Oh, saranno anche 3000 yen però. Meglio che nulla al momento. E poi, sono statistiche che aumentano. Il che schifo non ci fanno. Diventeremo store manager, ma per davvero, eh. Vediamo se le statistiche aumentano. Penso di no, perché è ancora presto perché aumentino. Ah, però è vero, aspetta. Ho appena realizzato una cosa. Quando ci... O meglio, negli altri giochi, quando c'erano gli esami, erano 3 giorni di fila.
Sai, noi due non abbiamo mai passato il tempo assieme. Sembra un buon momento per una pausa, quindi ti va di divertirci un po'? Mi fermo nei pressi della classe, fammi sapere se ti va. Oh, finalmente! Di tanto in tanto gli amici potrebbero contattarti per uscire assieme. Accettando gli inviti e passando il tempo con gli amici potresti stringere legami più forti al di fuori delle affinità sociali. Quindi si parla a livello umano, neanche quindi a livello di gameplay. Accettando un invito potresti sbloccare quello successivo, cogli le opportunità offerte dagli eventi simili. Rifiutando gli inviti e ignorando le relazioni rischi di ostacolare la crescita. Quindi è sempre questione di blocco. Dimostra agli amici quanto sono importanti per te e passa il tempo con loro. Giorno, sentito le notizie? Negli ultimi giorni i nuovi casi di sindrome apatica sono diminuiti. La senpai dice che probabilmente perché abbiamo sconfitto quell'ombra. In tal caso abbiamo fatto un ottimo lavoro. Potrebbe essere una coincidenza, direi anche di no. Con tutto l'impegno che ci abbiamo messo. Ci siamo impegnati molto d'altronde. Sono felice che abbiamo portato a termine la missione, però non possiamo ancora festeggiare, dato che la prossima settimana abbiamo gli esami intermedi. Speriamo che non succeda niente alla fine della settimana. A proposito, Junpei mi ha detto una cosa. Pare che Kijio-senpai ci darà un premio se prendiamo dei bei voti. Ma scommetto che i suoi standard sono così alti che non avremo nulla se non finiremo tra i primi 10. Quindi proprio mi stai dicendo fallo perfetto e la senpai ti darà un bacino sulla guancia. Per oggi le lezioni sono finite. Junpei, eccolo lì. Ma dici che devo prendere... Ah, però non sappiamo ancora che persona sia Junpei, è vero? Oddio, in realtà è il ma... Oh, ma... Oh, non ci avevo fatto caso. O meglio, magari è la sua persona che è il mago, magari no, eh. Perché per esempio la nostra è giustizia, ma non è che siamo giustizia noi. E lei è avanti. Forse, e ripeto forse, non ci sono i confidant dedicati ai singoli compagni, ma ci sono gli episodi dedicati. Ok, questo potrebbe essere molto diverso rispetto a persona 4 e 5 come cosa. Ma la mia domanda è, ho bisogno del mago per farti aumentare, Junpei? Ehi, eccoti, sei di ritorno. Andiamo in sala giochi, ti avevo mandato un messaggio, no? Junpei mi ha invitato con lui, potrebbe essere un'ottima occasione per conoscerlo meglio. Dovrei passare il tempo con Junpei dopo la scuola? Dammi un secondo. Posso dire che una delle interazioni più belle, a parere mio, dell'entrata dentro la stanza di velluto è quella di Lavenza. Proprio lei piccolina che ti prende, ti fa entrare, bella Lavenza. Tamlin? Qual è? Ah, aspetta, oh, dipende qual è questo. Questo dipende qual è, perché forse cacchio, non è male. Che cos'è che vuoi, unicorno e omoicane? Ok, potrebbe essere una buona persona questa. Potrebbe essere una buona persona, tra l'altro. Ed è degli amanti. Anche Berit non è male, assolutamente. Però Tamlin ha già più resistente. Resiste anche allo slash, all'elettrico, alla luce. L'unico problema è il buio. Insomma, Angelo e tutti gli altri, quando arriveranno le creature di buio, saranno in pericolo. Comunque, torniamo da Junpei. Che poi non è neanche detto che serva, eh. Perché se non mi serve, torno indietro a sto punto. Potremmo anche tenerlo Jack Frost, visto che comunque il mago l'avrei preso comunque prima o poi. E ok, la persona non sembra influenzare il gruppo. Però forse sto correndo troppo, vero? Magari adesso si sblocca il confidant. Andiamo! Direi di sì, direi assolutamente di sì. Vuoi vedere che forse uscire con i confidant gli sblocca abilità? Potrebbe non essere una cattiva idea, sai? Mi piace l'idea, speriamo. Beh, lui non è da prendere tanto alla leggera, lui è... Comunque sì, la mentalità da bambino, mentalmente, però lo fa comunque seriamente questa cosa, cioè la prende alla leggera, ma il suo intento comunque è nobile. Comunque ho appena letto il nome di quell'arcade, Super Arcade Game, Very Interesting Game, porca di quella miseria. Non è una cattiva idea, d'altronde anche nel 5... Anche gli altri hanno un'idea simile, per esempio i loro attacchi speciali combinati. Per esempio Ryuji l'ha avuta dall'idea di un videogioco. Minchia, hai voglia. Ciao. Dio mio. Non ha tutti i torti comunque.
Ti sei comportato da pazzoide. A meno che mi è venuto un dubbio adesso. I dubbi sui dubbi sui dubbi. Lui e quell'altro condividono il tarocco perché noi non abbiamo interazioni con alcuni personaggi anche del gruppo. Forse li avremo solo con le ragazze per poter avere una romance. Ma magari i maschi sono compresi nel sess, ma le ragazze sono compresi nel sess tra virgolette e anche nella romance. Non vorrei offenderlo, però vorrei anche dirgliela questa cosa. Sì, Fra. Mi spiace, ma te lo dovevo dire stavolta. Mi vuoi dire il perché, magari? Io ci sto, ci voglio credere, eh? Non mi ruberai mai la scena. Facciamo un po' i simpatici, dai. Finché rimane comunque felice, ma senza esagerare, a me va bene. Ok, già forse si inizia a intravedere un'evoluzione. Meno male, finalmente Junpei. Certo. Sì, ti piacerebbe, Fra. Che cosa giochiamo, eh? Persona 4 Arena. Non mi sconfiggerai mai, stronzo. Beh, no, forse sì, eh. Sto già per morire. Porca miseria. Oh no, sta velocizzando la mia morte. Me ne sono andato dopo una partita con una? Madonna mia, che tristezza. Intanto andate via a casa assieme. La forza di Armas e Junpei è aumentata di 3. Ok, va bene che non avevamo grandi impegni. Ci può stare, avevamo ovviamente gli esami, quindi non abbiamo perso nulla né con nessun confidant importante. Oh, ciao, bentornato. Stavo giusto andando da una mia amica per prendere in prestito i suoi appunti. Devo studiare di più per gli esami intermedi, quindi oggi non posso andare nel Tartaro, scusa. Non ce n'è problema, sta settimana manco ci andiamo, vai tranquilla. Cerchiamo lavoratori urgentemente e io ho bisogno di soldi in modo molto urgente. Dovrei passare la serata qui. Ovviamente devi passare la serata qui, Fra. Statistiche e soldi. Subito. Aggiungo un piccolo bonus, grazie. 4.000. Ci ho sperato un pochino di più, eh. Speravo mi aumentassi ancora i soldi, ma forse abbiamo già raggiunto il cap massimo. Oh, finché guadagno tre cose in una botta sola, puoi anche sottopagarmi e sicuramente è così, ma va bene tutto. Tanto, anche se sono pochi, 4.000 ora come ora sono soldi. Sento la gente che parla. Non ho studiato praticamente nulla per gli esami. A casa non riesco a concentrarmi. Se anche volessi andare a studiare altrove, non potrei perché sono al verde. E la biblioteca della scuola ti fa schifo? Esatto. È un posto tranquillo ed è pieno di materiale utile. Poi è gratis. Sì, non hai tutti i torti. Potrei studiare lì. Ah, vorrei tanto avere i soldi per il piatto prodigio di Wakatsu. Credi che sia vero? Che basta un boccone per diventare più intelligenti? Oh, quanto invidio i ricchi. Non è che sia ricco, ma ci vado spesso io, quindi ci puoi andare anche tu. Mattina presto, pomeriggio. Domanda? Sì. Oggi parliamo della rotazione terrestre. La Terra compie una rotazione completa ogni 24 ore. Dai, non addormentatevi. Sarà basilare, ma è una premessa importante per il resto della lezione. Vediamo. Star, dica. Conosci Léon... non sono sicuro della pronuncia. Conosci Léon Foucault? Era un filosofo francese che condusse esperimenti sulla rotazione terrestre. Quale strumento usò per i suoi esperimenti? Credo che sia il pendolo. Se non dico una cazzata, è l'esperimento del pendolo lasciato fermo e sotto c'era la sabbia e lui ha visto che durante i vari periodi comunque c'erano dei cerchi nella sabbia. Sofo. Esatto, il pendolo. Il dispositivo che costruì prese il nome di pendolo di Foucault, con la riproduzione a scala 1 a 1, presenti in tutto il mondo.
Voltate pagina. Oh, è un'applicazione. Saltiamole. Un esperimento. Ok, ho risposto correttamente, ora sono più bello perché tutti mi rispettano. Perché aumentare la conoscenza? D'altronde aumentiamo il fascino noi. Che senso ha aumentare il sapere se sai una risposta? No, 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 aumentiamo il fascino perché siamo belli e rispondiamo. Bunkichi, la bambina e il cibo salutare. Sai che quasi quasi andrei dalla bambina, ma giusto per aumentare piano piano tutti quanti. Anche perché qui a scuola non c'è nessuno in sti periodi. Durante gli esami è un buon momento per prendere in considerazione tutti gli altri confidant che lasci indietro. Ok, bimba, che stranamente hai anche un telefono. A cosa giochiamo oggi? Ce l'ho la persona. Oh, aspetta. Non sei divertente perché... Oh no, effettivamente era una cattiva idea questa. Aspetta, vado a prendere la persona e torno. Ciao Elisabetta. Sai che il momento che secondo me i genitori scoprono che noi abbiamo un rapporto con questa bambina succede un casino? Eccomi qua. Passiamo il tempo con Maiko. Prima giochiamo sullo scivolo. Patata che è. Ho passato il tempo con Maiko al parco giochi. Maiko ne? Unaga Perché no, voglio dire. Vabbè, andiamoci. Madonna mia, sei subito innamorata questa. Già innamorata di noi, persa proprio. Ma che carina che è però comunque. Mentre invece adesso non va tutto benissimo, immagino, vero? Che faccia che fa? È colpa tua. Non lo so, non conosco le vostre motivazioni, quindi... Quella è la risposta ovvia, però senza sapere le motivazioni non ti posso dire perché divorzino. No, quello no. Ma porca miseria, in che situazione del cazzo mi sono infilato? Dio mio. Vabbè, oh, è comunque cattiva come cosa. Sta singhiozzando, cosa dovrei fare? Aspetta che finisca, provo a calmarla, dai. Arigato. Fammi indovinare, te l'ha detto mamma e papà di non, piangere, vero? Madonna mia, si è calmata immediatamente. Maiko si sforza di sorridere. Sento il nostro legame si sta rafforzando. Vabbè dai. Un menù al Wild Duck per un sorriso per una bambina ci sta. Anche se avessimo speso dei soldi veramente, chi se ne frega. Ma non hai mangiato nulla? Di nulla. Se ti ha reso felice, sono contento dai. Dopo aver accompagnato Maiko a casa sono tornato al dormitorio. Forse dovrei studiare, è molto probabile, però per una bambina. Che si dice, coso? Sono stufo di studiare. Andiamo nel tartaro. Meglio se continui a studiare. Ci sul serio. Salvare il mondo non è più importante. Yucatan, vuoi andare anche tu, vero? Sai che tra pochi giorni ci saranno gli esami, ma forse una pausa dallo studio mi farebbe bene. D'accordo, se decidi di andare verrò anch'io. No, no, continuate a studiare, io... Devo andare a lavorare. Ho bisogno di soldi per le vostre attrezzature de merda. Bastardi opportunisti. Si lamentano pure. Pensate. Ho faticato parecchio lavorando part time, ovvio. Ma il ragazzino vestito da prigioniero non lo vediamo? Sai che quasi quasi vado fino agli esami e poi entriamo nel tartaro. Sente la gente che parla. Forse la nostra scuola è davvero infestata. Un'amica dell'amica della mia senpai ha detto di aver sentito delle strane voci durante la scuola un giorno. No, non voglio saperlo, non sopporto le storie di fantasmi. Ah, sto sudando freddo, forse dovrei andare in infermeria. È vero, lo devo ricordare sta cosa in infermeria, ci dobbiamo andare dopo il tartaro. Ma no, l'infermeria è la tana di quell'insegnante, vuoi andarci davvero? Ti darà qualche strana medicina e potresti sentirti ancora peggio. Un insegnante già fatto, cioè, dopo il tartaro dovrei andare in infermeria. E guarda un po' chi è disponibile. Sai che potrebbe essere proprio il momento
giusto per fare i vecchietti questo, durante gli esami. Dobbiamo ricordarci di andarci spesso. Ma che faccia c'ha sto bambino? Anche perché siamo ancora all'inizio, quindi inizieranno ad arrivare ancora più gente, quindi è meglio iniziare ad aumentare tutto. Omoikane si avvicinerà agli anziani, entra nella libreria, perfetto. Avrei dovuto sfruttarlo di più in questi giorni, vabbè, abbiamo fatto anche la bambina, quindi ci può stare. Non c'è la moglie? Come mai tua moglie è uscita? Esatto. Magari vado a vedere come sta sua moglie. Come preferisce lei? Che cosa sentiamo? Ma entra mai qualcuno dentro sto negozio? Giusto per sapere. Che è successo? Signora? Tutto a posto? Chi? Cosa è successo? Dove stai, Jaiba-san? Ore, tonikaku ochitsukan ka. Toshigai mo naku sokoraheen o arukimawaru kara. Ore, kore nonde. Che cosa, che non c'è neanche le tazze? Omae-san ni mo. Non ti preoccupare, pensa a tua moglie prima. Il tè Seilion. Ba-san no yosu ja yappashi honto nano kamoshiren no. Hanno tolto l'albero? Kaida mi ni itte kureta kaki no ki. Sì. Sì, sì, sì. L'hanno tolto? No. No, poverino. Eh no, non ne so nulla, mi preoccupa però. Ha fatto la battuta pure. Immagino quindi che finché non scopriamo qualcosa su quest'albero non avanzeremo più con la loro storia. D'accordo, scoprirò qualcosa. Sembra che Mitsuko-san conti su di me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. D'accordo. Quindi fino a che appunto non avremo scoperto probabilmente qualcosa, immagino che non avanzeremo. Ci proverò a sentire qualcuno. D'accordo, ti ringrazio. O meglio, ci penso io. Proviamo a chiedere alla senpai, magari sa qualcosa. Andiamo nel Tartaro. Puoi studiare quando vuoi, ora pensiamo a diventare più forti. Non vorrai farti superare da me, no? Farò fuori la prossima ombra gigante tutto da solo. Pensa allo studio. Ah, dai, dammi tregua. Beh, Iori, visto che non studi, evidentemente sei molto sicuro dei voti che prenderai. Magari potrei studiare un altro po'. Senpai, sai qualcosa tu di un albero? A quanto pare sembrerebbe di no, eh. E sai che onestamente non so cosa scegliere oggi. Credo che andrò ancora ad aumentare il sapere. Visto che la statistica, non ti dico la più difficile da aumentare al momento, però è quella. Ah, però una volta comprato non lo posso. Pensavo che una volta fatti potevo riprenderli più volte, invece no. Dicevo, il sapere è la statistica che meno riusciamo ad aumentare ad ora. Vediamo una cosa, visto che abbiamo preso comunque il programma l'altra volta, ci hanno detto che possiamo fare, esatto, gli ordini da sport. Abbiamo piatti riservati ai membri, quindi da pure un'occhiata. Il sito dice che solo i membri possono ordinare da sport. E a me pare una stronzata. Zuppa di cavolo primaverile. 100 HP a un alleato. Non sembra male. Va bene, ti ringrazio. Cacchio però. Un menù riservato e c'hai solo due piatti. Wow. Sai, dovrei provare ad andare anche qui. Un giorno che mi viene in mente. Devo venirci però ovviamente la mattina. D'accordo, andiamo a mangiare un po' di riso. Niente, ancora è tardi per questo, vero? No, peccato. E niente, anche stasera piatto, prodigio. Dici che l'aumentiamo il sapere oggi? Sembrerebbe di no, peccato. Anche perché dobbiamo diventare geni per poter uscire con la senpai. Il bello della run in New Game Plus, hai già tutte le statistiche aumentate e puoi farti subito questi confident il prima possibile. Buongiorno, la settimana prossima ci saranno gli esami, hai studiato? Hai voglia!
Lieto di sentirlo. Mi aspetto ottimi voti. Se ottieni dei buoni voti agli esami, ti darò qualcosa. Consideralo una ricompensa. Ci conto, eh. A dire il vero, io non mi sento pronta quanto dovrei. Sono ancora occupata a tenere d'occhio le ombre. Ad ogni modo, il numero di incidenti è diminuito dall'ultima missione. Continuando a sconfiggerle, potremmo riuscire a liberare la gente dalla loro spaventosa presenza. Ma quella grossa ombra incontrata di recente era chiaramente più forte di quelle di aprile. Anche includendo Kiko nelle nostre file dopo il suo recupero, ci servirebbero altri elementi. Dobbiamo trovare altra gente, quindi? Oh, un'altra prof! Andiamo al paragrafo 30, ok? Oggi Kate si sentiva un po' depressa, ma Jessie l'aveva invitata a bere un tè. Vi sentite tutti bene in questi giorni, considerando la stagione in cui ci troviamo? Pensavo stesse per uscire, mi sto per addormentare. Sì, la malattia di maggio è un fenomeno reale. Abbiamo superato il momento peggiore, ma non siamo ancora fuori pericolo. Ora farò una domandina. Signor Star, tocca a te. Qual è l'altro nome per indicare la malattia di maggio? Sbaglio, questa domanda non l'avevano fatta pure nel 4 forse, o nel 5. Comunque dovrebbe essere il May Blues. Ok. Lavoro eccellente. Si pensa che il cambiamento improvviso dei programmi di un nuovo ufficio o di una nuova scuola porti lo stress alla depressione, e questo è il May Blues. Il mio fascino è aumentato. Questo sarà nell'esame, per cui prendete appunti. Abbiamo ancora alcuni minuti. Parliamo della mia esperienza di studio in India. Perché sì, voglio dire. Va bene, certo, certo, vada pure. Faccia quello che deve, signora. E il fascino aumentò. Se non c'è nessuno e in realtà ci sono i vecchietti. Però effettivamente i vecchietti prima di far... però aspetta. Sono disponibili, però facciamoci un giro prima. Facciamo un giro per vedere se qualcuno sa qualcosa. Ma giusto per sicurezza. Quindi l'albero, ok, no, è ancora qui. Abbatteranno quell'albero di cachi. È un vero peccato. Volevo assaggiare i frutti. Ah, wow. Tutto qui? In Persona 5, per dire, un evento del genere ti avrebbe portato a cercare indizi, cose, per poi poter proseguire con quel confidant. Sento di potermi avvicinare alla coppia di anziani. Dovrei andare in libreria? Sì. Tipo in Persona 4 un evento del genere avrebbe detto: non sono ancora pronto ad aumentare il nostro rapporto, quindi io vado. Eccomi qua allora, hai visto? Ah, ok, quindi era una falsa missione. Beh, quale albero lo sappiamo benissimo, quindi è un problema rognoso. Legnoso. No, scusami, ho detto... Ah no, io ho detto rognoso, è lui che ha capito legnoso. L'ha sentita lui, però va bene così. Ah, l'ha piantato il figlio. Avrei dovuto pensarlo, però pensavo che fossero stati loro. Ma va? Ah. Ma dai, che peccato. Ma poi che problemi hanno? Perché dovrebbe dare fastidio? Esatto. Ma che problemi ha? Perché dovrebbero togliere quell'albero? Ma poi in tutto questo, vuoi che forse in realtà lo spostano solamente? E in realtà è tutto un misunderstanding? Andrà tutto bene, vedrete. Sono un bravo ragazzo, no? Oh, la coppia di anziani sembra essersi affezionata a me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Non ti dico che forse gli facciamo dimenticare il dolore per il figlio, però magari possiamo un po' alleviare quel peso che c'hanno magari sul cuore. Oh, però siamo ancora all'inizio e già siamo quasi a metà del percorso con i vecchietti, Che cos'è? Melon pan? Il canipan. Non lo so. Abbiamo avuto successo? Mi sembra di sì, però... Boh. Sembra un po'... dubbio.
Allora, oggi è venerdì, quindi domani è sabato. Domenica facciamo Maya, quindi abbiamo ancora un giorno per farci i vecchietti. Oppure la bambina, che ha detto che c'era anche il sabato, se non ricordo male. Bentornato, Star. Gli esami si avvicinano. Come vanno gli studi? Ricordo ancora bene gli argomenti del secondo anno, quindi posso aiutarti dove hai più lacune. Sei troppo gentile. Mi è d'aiuto. Ti ringrazio. Mi fa piacere sentirlo. Dopotutto, tanto vale approfittarne del fatto che viviamo nello stesso tetto. So che questo sarà il tuo primo esame qui, ma non dimenticare di aiutare anche gli altri come puoi. Porca troia! Più di aiutare gli altri così, come cosa dobbiamo fare? Devo donargli il sangue? Devo donargli il sas? Devo fare del ses? Devo mettere un cartello con scritto sos? Prima di un esame potresti trovare i tuoi compagni di classe immersi nello studio della sala comune. Una sessione di studio di gruppo può offrire più sapere di una giornata passata sui libri. Meglio di così, allora non può essere, allora, grazie. Guarda, tanto oggi non è che avessi granché da fare. Oh, sei tu, sto aiutando Akiko a studiare al momento. Vorresti unirti a noi? Magari potremmo esserti d'aiuto. Porca troia, oh, hai voglia. Molto bene, allora cominciamo. Oh, che bello. Dio mio, quanto stai soffrendo. Stai soffrendo più che in battaglia. Stai sudando parecchio. Vorrei capire che cacchio sta succedendo. Beh, perché stai male? Beh, non ha tutti i torti. Abbiamo detto la stessa identica cosa. Speriamo allora, ti ringrazio. Io ripeto, sono abbastanza sicuro di quello che penso, che lui non sia interessato a nessuno se non comunque essere una persona molto felice, molto libera. È un bravo ragazzo, potrebbe avere un minimo interesse per lei, ma credo sia molto distaccato da tutto lui in realtà. È un bravo ragazzo comunque. Ecco appunto. Beh, se è meglio di un libro d'appunti, vorrei dire di sì. È un bel metodo di studio. Su quello non ha tutti i torti. La verità fa male. Grazie per i consigli. Appena sarò un genio di sicuro mi direi come fare, immagino. Ma tu perché tremi ancora? Quello è vero. Torniamo pure a studiare allora. Tu smetti di tremare però. Grazie a questi due sono riuscito a concentrarmi di più sui miei studi. Quanti punti studi abbiamo preso? 2? 3? Vediamo. 2. Wow. Hai preso più punti di una giornata di studio normale. Eh beh, certo, grazie al cazzo. Andavo a mangiare il riso, prendevo gli stessi punti. Però è stato comunque interessante a modo suo, dai. Adesso crolla. Allora, ci ho pensato che stesse facendo allenamenti, perché l'ho visto un po' alzato dalla sedia, ma ho pensato potrebbe essere anche solo l'inquadratura. E invece è proprio un cretino questo. Adesso lo mena. Esatto. Porca miseria. Non seguire il suo esempio. Vabbè, in realtà non aveva tutti i torti, però che cacchio. L'ho visto alzato dalla sedia, però ho pensato, boh, magari all'inquadratura. E invece, c'avevo anche ragione. Sabato, perfetto. Vecchietti o bambina? Bella domanda. Ehi, ciao. Immagino che sei stanco da ieri, tu, Non ti senti bene? Tutt'altro, in realtà ho solo corso fino a qui. Il medico ha detto che mi sono quasi ripreso, per cui non vedo l'ora di fare esercizio. E è ora che torni sul ring.
Dopo gli esami intermedi della prossima settimana, sarò pronto per le attività del club e per combattere le ombre. Perfetto, perfetto. Quindi è il momento esatto per entrare nel cacchio di tartaro, appena lui torna. Ecco perché sto cercando di recuperare il tempo perso. Non voglio assolutamente essere un peso. Bravo, cazzo, sì. Finalmente, 4 contro tutte le ombre. Dunque. Che strano, non mi aspettavo che la risposta fosse un intero così grande. 50 triliardi di volte 1200? Che problemi hai? 60 quadrilioni. Moltiplicati per 1820, 10 quadrilioni e 920 quadrilioni. Sono numeri così grandi che non ci stanno sulla lavagna. Era l'equazione sbagliata. Inserendo le variabili in quella giusta, la soluzione è 3. Ah, capisco, è un'equazione davvero elegante. Mi sto addormentando, esatto. No. Noi abbiamo bisogno del sapere. Su cosa verterà l'esame? Oh, giusto, gli esami inizieranno lunedì prossimo. Il programma arriverà fino a pagina 34. Questa formula non ci sarà. Meno male. Che peccato però, è un'opera d'arte. Forse dovrei inserirla comunque. Scherzo, scherzo, non guardatemi così. Perfetto. Sapere aumentato, che giusto giusto, anche se poco, a noi fa sempre comodo. Quindi, oggi è sabato, dobbiamo andare un attimo alla farmacia. Anche se siamo poveri, andiamo a vedere se hanno qualcosa di nuovo. Nuovo, perfetto, medicina pregiata e kit di pronto soccorso M, 100 HP a tutto il gruppo. Anche se 50 HP a tutto il gruppo già in teoria è meglio, però cavolo, 1200 è un pelino tanto lo stesso, fra. Bambina e vecchietto. Io continuerei coi vecchietti, sai? Mio caro Phoenix Chan, non posso trovarci? Anche se è la bambina, poverina. Facciamo i vecchietti e così li finiamo. Non penso che il nostro legame si rafforzerà ancora, anche se ci passasse altro tempo. Quindi siamo arrivati a un blocco. Maiko, ciao! Ah, ciao! Oggi vuoi stare con noi? Con noi? Chi? Tu e tuoi amici? Tu e un tuo pupazzo? Allora giochiamo tutti insieme. Ci sono i tuoi genitori, forse? Dimmi. Chi è Camicia Righe, scusami? Ah, oddio! Certo che tu ti fai degli amici un po' strana, amichetta. Giovane magro. So, yoku wakatta ne. Sì, effettivamente non sembri stare benissimo, Ma no, ma che stronzo. Anche io pensavo stessi male. Esatto. E forse questa è una lezione della serie non fidarti tutti gli adulti? La domanda giusta è chi sei tu? Siamo amici io e Maiko. Ah, anoko ga itteta no wa kimi ka. Perché ho l'impressione che sia un confidant nuovo, però che non sia un granché di persona, non lo so. Takoyaki. Camicia Righe, vabbè. Ho un nome, sai, magari. Non mi sembra appostissimo, sai? Di solito lo vedo la domenica al santuario. Vabbè che con Maya abbiamo già fatto un po' di punti. Però... Non ascoltarti. È carinissima lei, piccolina. Vi racconto una brevissima storia. A me è successa una roba simile, ma con una mozzarellina fritta. Praticamente l'avevo mangiata, solo che probabilmente, essendo che un pezzo era ancora congelato all'interno, mi si è rotto in gola, mi sono ustionato la gola all'interno. Non potete capire che male e che fastidio che è stato. È tipo esploso poi post averla mangiata. Ah, ecco, allora è colpa tua. Oh,
posso dire che... Oh no, ha un amante. Mi sta più simpatica lei che il ragazzino della sala giochi in Persona 5. Vabbè che lei è molto più piccola, eh. E in realtà anche lui se la cava mica male a un certo punto, solo che, vabbè, non è nulla di speciale alla fine. Forse sta solo lavorando, Forse sta solo lavorando tanto. Se ne dimenticherà. Tranquilla, ci sarà, vedrai. Poi vedrai che non c'è e lei ci rimarrà malissimo. Lo spero. Scusa un attimo. Per un attimo la melodia mi ha ricordato tantissimo la melodia triste di Persona 4. Grazie al cazzo uno potrebbe rispondere. Sono sempre loro che fanno questi giochi, però sembrava identica, sembrava identica. Non mi ha ancora chiesto cosa voglio, magari ti fanno la sorpresa. Ma per una bambina è difficile capire questo discorso, però sarebbe anche brutto dirgli purtroppo non funziona così. No, che carina. Maiko sembra essersi affezionata a me. Per fortuna non ci vuole sto granché per avere sto confidant, però piccolina. Si occupa pure del bucato, pensa. Ci sta, dai. Quel tipo lì sospetto che è un po'... Un po' mi preoccupa. Magari in realtà non c'entra niente neanche con lei a una certa, però... Bentornato. Notte. Ti prego, Yucatan, sei l'unica che può salvarmi. È l'ultima volta, te lo giuro. Perché sono io l'unica? E va bene, smetti di lamentarti. Fin dove hai preso gli appunti? Forse l'inizio. State studiando? Perfetto. Magari dipende da chi è seduto al tavolo. Magari con loro due non studiamo una sega. Tipo lei al telefono e lui sta studiando, tra virgolette. Oh, centro commerciale, aspetta. So chi sei, madonna mia, è lui. È Tanaka. Se solo trovassi qualcuno in grado di rubare i cuori dei clienti. Ci sarà pure qualche giovane ai tanti che faccia impazzire tutte le casalinghe. Sì, da qualche parte. Perché sono sicuro che voglia il fascino e noi non ce l'abbiamo abbastanza alto. Andiamo a studiare allora. Puoi fare qualcosa per questo qui? È venuto a chiedermi aiuto per gli esami in lacrime. Andiamo, devi aiutarmi, Yucatan. Phoenix, mi aiuteresti anche tu, vero? Vero? C'è una senpai là dietro, fatevi aiutare. D'accordo. Grande, grazie mille. Aiuterai anche tu, vero, Yucatan? Cavolo, e va bene. Vediamo, ce la facciamo? Ecco, appunto. Ehi, è colpa tua, eh. Non prendertela con noi. Scriviti qualcosa sul braccio, vedrai che ce la fai. E c'ha ragione. Esatto, come quando combatti, fra. Vorrei vederla alla sua stanza, secondo me è un casino. Esatto. Studia e basta, non rompe i coglioni. Forse ci dà qualche indizio su qualche materia. Direi storia, visto che matematica ci possiamo arrivare, letteratura dipende che cos'è, quindi storia, che è giapponese, potrebbe essere l'unica materia su cui potremmo avere effettivamente difficoltà. Sentiamo. Magari dice una cazzata, quanto ci fai? Perché mi sa di... Esatto. È colpa tua, porca troia. Che sei allo stesso livello del preside. Che devi concentrarti, Junpei. Madonna mia, che cattiveria però così. Sore già benkyoukai no imi nakunai?
Esatto. No, vi prego, no. Esatto, non sapevo che rispondeva così. Dai, va bene. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo studiato per il test. Due punti di studio? Va bene, va benissimo. Aumentiamo? Non abbastanza, peccato. Ti abbiamo detto di chiudere la bocca. D'accordo, sulla matematica non faccio lo schizzinoso. Vabbè. No, continua a studiare, non rompere i coglioni. Ora guarda la faccia, eccolo. No, che cattiveria. Ne sono contento allora.